Nel pieno della campagna elettorale, i candidati sindaco non solo passano al tappeto la città di Brindisi per incontrare i cittadini, ma cercano di affrontare ogni tema, ogni tassello per spiegare come intendono risolvere alcuni problemi. Giovanni Brigante, candidato sindaco, presenta le sue tre proposte per salvare lo sport cittadino e soprattutto le società minori. Interviene sulla questione ticket con la costituzione di una consulta per ridefinire il pagamento, un nuovo affidamento poi della gestione degli impianti sportivi con maggiore trasparenza e all'azione di controlli sugli appalti e soprattutto propone alle aziende del territorio di creare una cassa per versare risorse a favore dello sport. La madre delle proposte che io faccio, la faccio qui e la ribadirò in ogni dove, le aziende che utilizzano il territorio, che probabilmente non hanno dato quello che avrebbero dovuto dare, mi riferisco alle grandi ma anche medie aziende che stanno nel nostro territorio, io credo che dovrebbero, ecco, come royalty, lasciare qualcosa per lo sport e creare, io lo denomino, fondo per lo sport, che deve essere gestito dal CONI. Mentre Brigante pensa allo sport, il candidato sindaco del centrodestra Mauro Dattis in questa bella giornata di primavera incontra sui lidi i gestori degli stabilimenti balneari per valorizzare e salvare il litorale nord. La proposta? Quella di approvare il più presto possibile il piano della costa per liberare le risorse e poter così finalmente intervenire. Credo che insomma questo problema della costa, anche sbandierato in campagna elettorale da alcuni con ipotetiche soluzioni immediate, è un problema che si trascina da decenni, che solo negli ultimi anni noi abbiamo veramente aggredito nella soluzione. E questo richiede, a mio parere, l'immediata approvazione del piano comunale della costa sulla base del fatto che la Regione ci ha impiegato 5 anni per approvare un piano regionale, cioè delle linee guida. Deve essere approvato immediatamente il piano comunale della costa, questo l'ho scritto anche io al commissario prefettizio, e questo ci dà la possibilità da un lato di salvare gran parte se non tutti gli stabilimenti balneari dalla loro funzionalità anche quest'estate con tutte le precauzioni del caso. Voglio ricordare a tutti che c'è scappato un morto un po' di tempo fa ed è scappato proprio il morto per questi problemi di sicurezza che ci sono e sono reali. D'altra parte questo dà la possibilità di nuove concessioni demaniali, si sbloccano le concessioni demaniali, addirittura si possono anche avere più stabilimenti balneari sulla costa.